sulle spalle l'inconfondibile castello di Roseto Caposcudico. Roseto Caposcudico era un'antica colonia fondata dai Sibariti durante il periodo della Magna Grecia. È diventato poi un castrum, il Castrum Petre Roseti. Si dice che il castello sia stato fondato su un tempio pagano, forse addirittura su un monastero, e poi fu fondato dai Normanni. Questo castello divenne anche un tempio dell'ordine dei cavalieri templari. Fu sottratto poi a quest'ordine dei templari da Federico II di Svevia per il tradimento durante la Sesta Crociata. Ma oggi voglio farvi vedere il borgo, il Castrum Roseti, fondato intorno all'XI secolo, sempre dai Normanni. Eccomi nel borgo di Roseto Caposcudico. Mi trovo all'interno di un vicoletto. Si dice che questo vicolo sia il più stretto di tutta l'Europa. Io ho visitato diversi paesi in Calabria, in cui ho trovato anche delle diciture in cui si diceva che il vicolo fosse il più stretto della Calabria, come San Giorgio Morgetto oppure Santa Caterina dello Ionio in Catanzaro. E questo praticamente è il vicolo degli innamorati, quando un tempo si incontravano appunto gli innamorati per scambiarsi quel bacio rubato. Alle mie spalle potete vedere una piccola chiesetta. Risale al XVI secolo ed è dedicata all'Immacolata Concezione. Come potete notare, la facciata è alquanto particolare. Ci sono due lapidi sulla sinistra e probabilmente questa tomba apparteneva ad un vescovo, mentre sulla destra l'altro bassorilievo raffigura due angioletti che tengono in mano un epigrafe. Forse era la tomba di un bambino. Qualcuno dice che il nome di Roseto, Caposcudico, deriva dal fatto che la coltivazione di rose è molto fiorente e serviva in passato per riempire i guanciali delle donne di Sibari. Per oggi vi saluto, alla prossima!